l'Italia che cambia siamo noi. Il discorso degli incendi è un fatto molto complesso, perché ogni anno aumentano le spese di queste campagne antincendio, aumentano gli aerei che vanno a spegnere gli incendi, però di fondo se noi non facciamo una strategia che eviti che bruci l'ambiente, quindi che partano gli incendi, continueranno ogni anno sempre le solite situazioni. È possibilissimo evitare che partano gli incendi. Noi abbiamo realizzato una tecnologia già dal 1984 e facendo una stazione sperimentale inizialmente cofinanziata dalla Comunità Europea per la realizzazione di un impianto che è in grado di rilevare un piccolo focolaio d'incendio anche a una distanza di 15-20 km sul nascere. Viene comunicato alla sala operativa con le coordinate geografiche. A quel punto c'è la possibilità di intervenire immediatamente, in pochi minuti. Con un elicottero abbiamo visto che moltissimi incendi possono essere spenti nell'arco di 10 minuti, 5-10 minuti. Perché poi se l'incendio va in chioma, da chioma passa chioma, avviene la distillazione immediata delle essenze, no? Che si trasformano in idrocarburi e quindi da un albero all'altro, diciamo, lo stesso incendio diventa il piromane per tanti altri incendi. Quello che abbiamo realizzato è una rete di sistemi di monitoraggio degli incendi che copre in Sardegna, potenzialmente se in funzione, circa 600.000 ettari di territorio pregiato. Fuori dalla Sardegna abbiamo realizzato impianti in Grecia, Portogallo, Spagna, Regione Piemonte, la sala operativa Regione Piemonte, Regione Lazio, Puglia, Basilicata e Calabria. Questi impianti hanno dimostrato che nelle zone dove ci sono i sistemi che sorvegliano a 24 ore su 24 il territorio c'è stata una riduzione dell'85% delle superfici bruciate, perché l'effetto, anche l'effetto deterrente, è un effetto importante. Gli incendi sono il 70%, secondo i dati del Corpo Forestale, sono tutti di origine dolosa. La registrazione consente anche poi di risalire a eventuali piromani. Diciamo che una telecamera oggi è in grado di controllare 35-40 mila ettari di territorio pregiato, quindi non ne occorrono molti, i costi poi sono scesi molto. Ci è voluto molti anni, molto sacrificio per fare questo progetto, per rinnovarlo continuamente, perché ogni anno va rinnovato, però diciamo che abbiamo visto il rapporto costi-benefici è stato molto importante. Una nota un po' spiacevole è questa, che ci siamo reso conto, soprattutto in Sardegna, che gli incendi stanno aumentando e le telecamere le hanno spente nel 2005, cioè dopo quasi 20 anni di funzionamento sono state spente. Perché? Questa è una bella domanda. Comunque dietro è chiarissimo che ci sono degli grossi interessi. Originariamente una campagna antincendio costava 25-30 miliardi di vecchie lire. Oggi non si sa come, ma gli importi siamo andati a finire oltre gli 80 milioni di euro. Quindi è chiaro che dietro questa macchina ci sono degli interessi. Noi vorremmo fare in maniera tale che attraverso la prevenzione, quindi attraverso il monitoraggio del territorio, rimettere in funzione gli impianti e fare la sorveglianza del territorio. Nelle zone controllate c'è una drastica riduzione degli incendi, in particolare il Parco del Pollino che abbiamo inaugurato a giugno dell'anno scorso. Nelle zone dove è controllato da questi sistemi non ci sono stati incendi, qualche piccolo filo di fumo a 15 km, ma è stato fuori dalla portata, è stato estinto dai sistemi dell'antincendio. La sorveglianza del territorio, la presenza umana nei giorni a rischio determina l'impossibilità da parte dei piromani di far partire l'incendio.
L'Italia che cambia per me è il segno della grande speranza, il seme che ci può portare a un'innovazione, a qualcosa di veramente nuovo, che sia in contrasto con tutto quello che ci sta impedendo di pensare nella maniera giusta e di far crescere le cose belle, perché l'Italia è un paese bellissimo. Quindi io penso che l'Italia che cambia è un'ottima opportunità di crescita. Questo è molto importante per tutti quanti. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.